stata un'emozione particolare, bellissima, e come hai detto tu, ci tenevo ad allenare la primavera da diverso tempo, e quindi per me era sempre stato un obiettivo. Vincere un campionato con la squadra della mia città, devo dire che è stato veramente bello e mi ha dato un'emozione fantastica. Devo sicuramente in questo momento ringraziare i ragazzi che sono stati meravigliosi, perché hanno veramente dato l'anima e disputato un campionato bellissimo. Però il primo ringraziamento lo devo dare al presidente, perché devo dire che è stato lui a riportarmi a Pescara e a darmi la primavera, e quindi volevo ripagare la sua fiducia, e penso che con questa vittoria il primo ad essere felice e contento sia lui proprio. Come ti dicevo prima, emozione bella da condividere con tante persone, con il mio staff, veramente, che ci tengo a nominare, a elencare, perché sono stati veramente meravigliosi. Dal mio secondo Pietro Paolo, Giacomo, i preparatori Ermanno Ciotti, Sebastiano Costantini, Massimo Luciani, il preparatore dei portieri, gli assistenti tecnici, Luca Dulisse, lo staff sanitario, Andrea, non vorrei dimenticare nessuno, il magazziniere Vittorio, sono stati veramente meravigliosi, tre dirigenti, Trifone, di Giacomo, Gulizia, che veramente sono persone che hanno dato l'anima per questo obiettivo. Ed è veramente una soddisfazione grande averlo raggiunto, quindi un'emozione grande, e soprattutto il giorno dopo è ancora più bella, Enrico, credimi, perché riesci a metabolizzare tante cose e a goderti veramente quello che è stato fatto. All'inizio siamo partiti non bene, mi ricordo che siamo stati eliminati al primo turno in Coppa Italia dalla Reggiana. E penso però che da lì è scattato un qualcosa di importante con i ragazzi, perché da lì la delusione iniziale ci ha portato veramente a creare quel gruppo unito, un gruppo che ha cercato in tutti i sensi di raggiungere un obiettivo che ci eravamo prefissati, ma che dovevamo raggiungere con solo esclusivamente con il lavoro. Quindi da quel giorno credo che sia scattata una molla i ragazzi si sono, devo dire, veramente affidati e hanno lavorato tantissimo con impegno e con sacrificio, e la soddisfazione più grande, oltre al fatto di aver raggiunto un risultato importante, di essere tornati in Primavera 1, è anche quello che sotto il profilo della crescita individuale, devo dire che molti ragazzi hanno fatto veramente grossi miglioramenti, e questo è motivo d'orgoglio per quanto riguarda tutto il discorso del settore giovanile, come ho detto pure ieri. Perché, ripeto, oltre a condividere questo risultato con il mio staff, ci tengo a condividerlo con tutto il settore tecnico del settore giovanile, perché è un lavoro che viene fatto da diversi anni e poi naturalmente completato in primavera.